Ciao a tutti, se siete in questo video immagino sia perché vi siete trovati con l'Office che non funziona più o perché siete alla ricerca di una versione di Office che funzioni, magari italiana, con tutti gli applicativi in esso presenti e che non vi dia problemi. Bene, siccome è successo anche a me col tempo che non avevo mai acquistato Office e mi trovo sempre con delle problematiche, ho trovato una soluzione che innanzitutto è completamente legale. E non vi espone al rischio di installare patch che, nella migliore delle ipotesi, poi funzionano per un certo periodo e poi vanno in blocco, non funzionano più, quindi si blocca il programma. Oppure, nella peggiore delle ipotesi, potreste scaricare un eseguibile, un programma malevolo che magari vi installa un virus e vi crea qualche problema sul sistema operativo. Per cui il mio consiglio in questo video è questo. È quello di acquistare, e la trovate a un costo veramente bassissimo, acquistare la licenza di Office in canali come soprattutto eBay, dove lo si trova addirittura al costo di un caffè, 1 euro. Vi lascio quindi il link nella descrizione del video, ma potete anche agilmente voi andare, come vi sto facendo vedere, su eBay e cercare con Office 365, quello che vi sembra il venditore con più articoli venduti è il prezzo migliore. Vediamo in questo esempio Microsoft Office 365 nella versione 2019 Pro a solo 1 euro e potete avere anche 5 terabyte a disposizione in OneDrive, cioè nello spazio, come possiamo dire, cloud. Vediamo quest'altro esempio, l'Office con tutto il pacchetto. Abbiamo Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, InfoPath, Exchange, SharePoint, OneDrive e Link. Insomma, c'è proprio tutto a solo 1 euro. Come funziona la registrazione? Beh, innanzitutto basta fare il compra subito ed è comodo perché avete la possibilità di pagare anche con PayPal. Altro aspetto eccezionale poi è che una volta che fate la acquisto con PayPal o la carta di credito, vi arriva subito un'email consegnata in 30 secondi e con il codice di attivazione, quindi multilingue, quindi in italiano, in tutte le varie lingue. Non viene fornito un seriale col CD classico, ma vi verrà proprio il nome utente e la password per accedere, le istruzioni su come fare. Poi, se considerate che avete anche i 5 terabyte di spazio su OneDrive a disposizione, quel solo euro che state investendo vale veramente la pena. Effettuato l'acquisto, vi arriverà un'email come in questo esempio che vi faccio vedere, è stato con me, con le vostre credenziali di accesso ad Office e tutte le istruzioni operative per poi andare a fare la registrazione correttamente online, sono molto semplici, ed attivare il prodotto. Vi ricordo che potrebbe essere necessario, se avevate già installato Office, poi di riavviare il sistema operativo dopo aver fatto la registrazione. Vi suggerisco magari di disinstallare Office se avete una copia crackup che non funziona o simile e fare tutto quanto con un'installazione pulita. Bene, nella descrizione del video vi lascio anche un link a questa guida di installazione che viene tipicamente fornita dai venditori e che è illustrata passo per passo in inglese. Dovete collegarvi al sito Office, inserire le vostre credenziali, che sono quelle che vi forniranno via email, nome e password per fare la registrazione e poi procedere con il download, quindi lo scaricamento, diciamo, dell'Office 365 con le relative app e installazione per poter quindi installarlo e averlo attivo e funzionante correttamente. Vi consiglio infine di valutare da quale venditore andate ad acquistare. Non posso consigliarvi in un link un venditore, anche perché non mi interessa, non ho nessun guadagno e perché questo tipo di offerte e sconti variano continuativamente. Però andando a vedere nelle descrizioni delle specifiche potreste rendervi conto che in questo caso abbiamo un Office 365 con garanzia vita, versione Plus, per cui potete installarlo fino a 5 PC e Mac. Avete anche il diritto alle upgrade e avete tutto il pacchetto di base Word, Excel, Outlook, Publisher, Access, ma vedete che c'è anche di più, c'è Stream, adesso Teams che va molto in voga, OneDrive. Per cui guardatevi bene la descrizione del pacchetto se c'è tutto quello che vi interessa. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace e commentate cosa ne pensate, se vale la pena quindi spendere 1 euro, essere in regola e non aver problemi o diventare matti cercando di installare qualche patch o crack che poi inesorabilmente potrebbe smettere di funzionare. Ciao!